Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti, bentrovati. Questa è una puntata di Radio Tomodachi un po' particolare, perché dato che bisogna vedere molte cose a schermo, abbiamo deciso di nemmeno introdurre gli ospiti come al solito col cambio di scena, ma direttamente partire qua in live. Allora, chi ho qui accanto a me? Allora ragazzi, nelle mie varie avventure su YouTube, cercando qua e là, ho scoperto questo canale assai prezioso, assai nascosto anche, che si chiama Liprandi. Abbiamo visto qualche video di Liprandi tempo fa nelle mie varie reaction qua sul canale Twitch e mi sono innamorato subito effettivamente di quello che si va a fare in questo canale, perché è un canale di collezionisti di giocattoli che, non dico tutti i giorni, però a intervalli estremamente regolari postano video continuamente di set, playset, giocattoli di tutti i tipi e approfondiscono un sacco. Non si fanno praticamente mai vedere, non vi fate mai vedere. Tendenzialmente no. Esatto, si vedono solo le mani che mostrano le cose e si parla solo di giocattoli. Io questo approccio monastico a YouTube non lo vedevo, io penso, da 10 anni e quindi ho pensato di invitarli qua in Toscana, perché veramente essere verticali su un argomento così, adesso ragazzi non rompete i coglioni, si parla di giocattoli. Vedete questo Action Man? Ecco, è fatto nel 1996, vi dovete capire che la spada va qui, lo stivale va qui, devi stare zitto e ascoltare, qui basta. Questo è come si fa YouTube secondo me e quindi ho deciso di invitarli per raccontare la loro storia e poi andare a vedere quello che preferiscono nel mondo giocattoli, collezionismo e tutto, perché è bello farlo vedere e condividerlo anche con voi. Allora, innanzitutto ragazzi, le presentazioni. Chi siete, cosa fate e perché avete deciso di condividere la vostra passione su YouTube? Molto importante. Partite a cazzo, perché è uguale. Io sono Paolo, sul canale di solito citato come fratellone. Paolo, lui è Marco. Nessuno dei due li prendi. No, non ci chiamiamo così. Li prendi è un nome che abbiamo preso a prestito dall'attore di Camera Caffè, in sostanza. Ok. C'è un terzo fratello ma non partecipa al canale, non ancora, stiamo cercando di coinvolgerlo. In realtà nella vita siamo tutti e due informatici. Ok, siete consci che rappresentate il prototipo del nerd? Sì, cioè sì. L'informatico che colleziona sì. Giocattoli vinti. Se vuoi te ne aggiungo una. Vai. Sono un matematico. No, sì, ok. Sei proprio il prototipo del nerd. Tra l'altro sei anche mia antitesi in questo. Ho fatto tutto il possibile per non scopare. è stata una ricerca... Ok, avevi tre strade: collezionismo, matematico, informatico. Vabbè, per non tutte, scopare, abbracciamole tutte e tre. Perfetto, benissimo. Anche te fai questa cosa? Cosa fai? Sì, io ho mollato, avevo iniziato matematica, l'ho mollato quando ho iniziato a programmare a matematica. Ok. Quindi... Minchia ragazzi, veramente un tripudio. Invece i giocattoli come ci siete arrivati? Presumo come tutti da bambini. Sì, il punto è quello, è che non ci siamo mai allontanati. Cioè non è che li abbiamo riscoperti da adulti, noi da bambini eravamo innamorati dei giocattoli. Già da bambini da rompiscatole, cioè con un occhio molto critico, guardavamo ma chissà come l'hanno prodotto, era una cosa molto un po' da bambino che se le prende. Ma eravate un po' come Sid, anche spaccavate per vedere come erano fatti dentro i giocattoli? Eppure c'era rispetto. No, tutto tenuto bene. Anche no. Perché erano pochini. Esatto. Ne avevamo pochini perché tre fratelli, fai fatica ad accontentarli, quindi quello che c'era si teneva con cura. Pochi giochini, quando finivamo di giocare con i Ghostbusters li chiudevamo nel panno d'aino o una cosa simile per ficcarli in un cassetto a dormire che nessuno sì. Li graffiasse. E il terzo fratello ancora oggi ci rinfaccia che ogni volta che toccava qualcosa l'hai rovinato! E in realtà non ci siamo mai allontanati, quindi da adolescenti 12, 13, 20 anni per noi è sempre stato il primo impulso quello di appena i 2 lire vai a comprarti il giocattolino, ti informi su che cosa c'è, cerchi di capire come l'abbiano fatto. E quindi non ci siamo avvicinati al collezionismo da adulti per nostalgia, fa parte di noi da sempre. Ok, non c'è stata mai una pausa, quindi non c'è stata mai una pausa, forse c'è stato un cambiamento di rotta, nel senso che quando eravamo più giovani, gli anni diciamo delle mie superiori, forse il primo anno d'università, tendevamo a comprare molto le serie che oggi chiameremo da collezionisti. Al tempo c'era una sorta di rivoluzione nel mercato, nascevano tante piccole case che producevano prodotti più tra virgolette raffinati e noi ne abbiamo comprati un sacco di quelli per renderci conto che non eravamo contenti. Quali sono questi prodotti raffinati? Ti ricordi i brand? La McFarlane, la nascita della McFarlane. Noi eravamo la McFarlane Toys, ok. Tanti brand piccoli, c'erano nomi tipo Osom e cose del genere. Noi eravamo adolescenti, questo tipo di prodotti in realtà nasce
per gli adolescenti, coccolandoli dicendo guarda non è per bambini, questo è per i grandi, e noi ci eravamo in sostanza un po' cascati, ne avevamo comprati un po' nel periodo dell'adolescenza, però alla fine continuavamo a volere i giocattoli. E quindi io mi ricordo che la McFarlane iniziò anche a fare una serie su Elvis, mi ricordo le statuette di Elvis snodabili con tanto di playset, il microfono, il palco. Lui voleva fare il McFarlane, ragazzi, per chi non lo sapete, è il fumettista che ha rivoluzionato completamente la Marvel, ha rifatto anche il design di Spider-Man aumentando gli occhi a dismisura in maniera anche totalmente naturale e realistica, ma era talmente tanto una rockstar nella Marvel che a un certo punto inventarono una testata di Spider-Man chiamata Spider-Man, che si aggiungeva alle altre tre Amazing Web e Spectacular, e gli hanno detto facci quello che ti pare, sei te lo sceneggiatore, sei te il disegnatore, sei te il copertinista, addirittura ci furono 400.000 variant del numero uno di Spider-Man, cioè lui era il padrone, e a un certo punto investì per fare questa azienda di giocattoli suoi come cazzo gli pareva a lui, un bimbo in un corpo di adulto con i soldi. Sì. Personaggio simpaticissimo, tra l'altro, vede le interviste, ogni volta che parla un pochino per conto suo lo trovo simpaticissimo, molto concreto anche. Ok. Sì. Fatto sta che ci siamo accorti che avendo accumulato scatoloni di quei personaggi lì, beh, più o meno, non eravamo contenti perché i giocattoli che vedevamo da bambini e che avremmo voluto continuavano a mancare. E quali erano i giocattoli che volevate da bambini? Cioè qual era il contraltare perfetto per voi per la McFarlane Toys, per i giocattoli da grandi? Allora, c'era una linea di cui da bambini non avevamo nulla, la vedevamo pubblicizzata in giro e di cui avremmo voluto qualcosa, che è la più famosa, sono i Masters of the Universe. Eccoci qua. Perfetto. Ovviamente. Ma io posso farvi una domanda diretta? Perché io sono venuto dopo i Masters of the Universe. Perché la gente è così fissata secondo voi con i Masters? Cioè cos'è che li differenziava da altri giocattoli dell'epoca? I Masters che vedete sono alti, cosa sono, 14 centimetri, 12-14, sono belli grossi, in un periodo in cui la moda dei pupazzetti era alto sui 10, o se no passavi al bambolotto che andava dai 20 in su. Ok. Hanno un look molto aggressivo nelle sculture, chiaramente ispirati ai dipinti di Frank Frazetta e cose del genere. Le dimensioni, il look aggressivo, il fatto stesso che si pigliassero veramente a botte perché si tiravano le lignate, secondo me gli davano un effetto glamour terribile sugli scaffali in un negozio di giocattoli. E avevano più carattere di quello che sono usciti nell'82. Sì. Che è stata un po' la svolta dell'action figure, perché anche l'anno in cui sono nati i G.I. Joe in versione anni 80. Prima di allora fondamentalmente tu avevi qualche linea di action figure su licenza, pupazzetti di Bonanza o di 007, però erano bambolotti grossi, molto seriosi, oppure avevi il pupazzetto di un generico avventuriero che aveva un nome scritto sulla confezione ma non aveva nessun carattere, e il gioco era proprio quello di trasformarlo tu in cosa volessi. Di fatto questa era anche l'idea di He-Man quando è stato concepito alla Mattel, cioè un eroe generico. Esattamente. Però poi nella fase di studio del giocattolo, quando l'hanno sviluppato, gli hanno dato molto più carattere rispetto a quello di un Big Jim, per dire. Il fantasy in quegli anni lì era imperversavo ovunque. Esatto, e lo stesso anno, se non sbaglio, è uscito con Anil Barbaro, con Schwarzenegger, quindi comunque è uscito proprio nel periodo in cui doveva uscire per forza. Una roba che, non so, mi sembra abbastanza ovvia, che tanto del carattere che hanno è parte della scultura più che del character design. Cioè se tu ci pensi, lui è il classico barbaro con le mutande di pelo perché è diverso dagli altri, per il caschetto, per il giocattolo che vedo, questa muscolatura pazzesca, queste proporzioni snaturate. A me impressionava quando lo vedevo sempre il caschetto biondo, perché era un look totalmente inadatto a come era poi lui, che era poi molto diverso nel giocattolino rispetto alla serie animata. I capelli della Fella Calà sono tirati fuori dalla Filmation. È vero, terribile Filmation, però gli vogliamo bene per quello che ha fatto. Però terribile, sono d'accordo. Fermi, che gli si muoveva solo la bocca così, fieri, insomma, bellissimo, che grande. Riciclatissimo. Certo. Però in realtà, oltre a questa linea che avrei tanto voluto, quella che proprio ci ha fatto innamorare tantissimo erano i Real Ghostbusters della Kenner. Quelli non ci si fa niente, purtroppo. L'appuntamento fisso tutte le domeniche, si andava a visitare la nonna di Prandi, si tornava a casa. Anche lei c'ha il nick nonna ormai, di Prandi. Ormai. No, nonna Albina. Nonna Albina, mitica. Sì.
per vedere l'episodio dei Real Ghostbusters. Mamma mia, sì, questi mettevano in difficoltà anche me, devo dire la verità. Questi giocatori, perché la serie animata in realtà era bellissima. Era bellissima, abbiamo citato la Filmations. In realtà la serie animata di questi qui, era le prime due stagioni erano splendide, avevano sceneggiature da Straczynski, come si chiama, uno scrittore ben noto, e trattavano miti e leggende veri, ma anche da ricercarsi. Certo. E avevano un'integrità dei personaggi che era anche quasi superiore a quella dei film, cioè li avevano portati avanti e in qualche modo approfonditi, quindi avevano caratteri così particolari. Slimer che vomitava lo slime, giustamente. Sì, e dalla battuta tu riuscivi a capire chi l'avesse pronunciata, e i giocattolini gli fanno seguito. Sono un grande sostenitore di questa serie, perché nonostante avessero un character design molto simile ad altre serie di questa tipologia qui, tie-in, chiamiamole così, The Real Ghostbusters stupì anche il pubblico più piccolo, che voleva andare a vedere le stesse persone che vedeva nel film, ma trovava una cosa totalmente nuova. Cioè, il coraggio fu quello di fare una serie che era slegata dai film, ma legata ai film. Sì. Cioè, c'era il nome, sì, altisonante che ti portava lì, però poi era una cosa tutta diversa. E direi la terza serie che inseguivamo erano le Tartarughe Ninja. Ah, eccole qua. Quelle erano sempre di che marca erano? Playmates Toys, che in realtà è ancora la... Vabbè, adesso ci sono un sacco di compagnie che fanno prodotti per collezionisti o nostalgici che hanno la licenza, però ancora quando esce un film, una serie animata, è sempre la Playmates Toys, ed è lo stesso studio di scultura a realizzare i prototipi. Ah, dall'88, figo. Warner Studios. Play, scusami? Playmates, come quelle della rivista Porn. Aspetta, lo questo spot. Questo è lo spot, okay, originario, esatto. Praticamente in realtà questi giocattoli sono strettamente legati al successo pazzesco che hanno avuto, perché loro nascevano come fumetto nell'84 e poi un giorno un produttore in sostanza ha visto del potenziale, ha raggiunto la Playmates Toys dopo che i creatori avevano rifiutato di collaborare con Mattel o con altri perché volevano mantenere un certo controllo sul prodotto. La Playmates Toys, che era una compagnia cinese che di action figure non ne aveva mai fatte, è partita con questa cosa, hanno fatto questi prototipini appunto dalla Warner Studios, c'è questo signorotto con i suoi giri scultori, e avevano tanto tanto carattere, erano veramente fuori dagli schemi. Così fatto sta che un po' di anni fa, quando io ho finito il servizio civile, praticamente cominciamo a spendere seriamente soldi. Un po' vuol dire 20. Più di 20. Più di 20. Sì, sono 25 anni fa. E per esempio quasi l'intera paghetta del servizio civile andò in un enorme lotto di Masters of the Universe. Yeah! Tipo, non mi ricordo, una settantina di personaggi. Questa era folle, questa roba qua. Comunque. Questa è una carina. No, era una linea pazzesca questa, proprio strambi, pieni di robe assurde in tutti i sensi, proprio belle. Allora, questi sono quelli famosi che penso si ricordano anche il pubblico più giovane, cioè si ricorderanno sicuramente. Invece c'è qualche linea che, come si suol dire, appassiona solo voi, cioè che conoscete di nicchia, che magari sono passate un po' più in sordina anche qua in Italia? Quando siamo riusciti a procurarci le cose che volevamo, abbiamo iniziato a esplorare cercando cose che ancora non conoscevamo. Io con le carte uguale ho fatto la stessa cosa. Ed è forse diventato ancora più divertente come gioco. Tra serie che nessuno conosce, che abbiamo collezionato, forse i più belli continuano a essere i Madman 2050. Sì. Mai sentiti? Allora, proprio forgotten action, sì, figure. Sì, sì. È spagnola e l'avranno distribuita lì o in qualche altro paese di lingua spagnola, ma proprio pochissimo. Madman nasce prima di questi. Era la versione spagnola, diciamo, di G.I. Joe, quello bambolotto. Quindi, okay, il bambolotto generico con uniformi militari, con la tuta da sub, eccetera. Grosso, sarà un 20 cm, ma più piccolo di G.I. Joe, però molto analogo. Negli anni 80, visto il successo dei G.I. Joe e l'American Hero, quindi quelli in versione anni 80, alti 10 cm, eccetera, okay, e visto in sostanza, penso sia stata l'epoca in cui le action figure vendevano di più in generale i bambini, la Exin ha prodotto i Madman 2050. Quindi il tema qual è? Che ci sono degli invasori alieni, e tu hai dei buoni terrestri, sono formato tipo G.I. Joe, gli manca lo snodo al bicipite, ma sono molto simili. Che cosa hanno di speciale? Calamita sotto i piedi, così li attacchi alle placche di metallo dei playset, eccetera. Ma non solo, quando tu avvicini un buono a un cattivo, il cattivo
gira la testa rivelando il suo volto d'alieno. Vabbè, sì, ma è un'idea. Succede della Madonna. Avvicinandoli. Cosa c'era? Una magnete? C'è la calamitina nel pancino. E questa cosa è divertentissima. Non molto solo, bella. Quando tu metti un buono nel suo veicolo, no, scusami, un cattivo, nel suo veicolo, appena lo siedi, cambia volto automaticamente. Il playset che si è visto lo vorremmo. Ce n'è uno sui veicoli. Lui intanto mette l'appunto, noi vorremmo questo. Esatto. Dopo mettiamo l'indirizzo. No, costa un, esatto. La wishlist. Esatto. Costa qual è il playset? Quanto costa? Quali sono i prezzi? Se... Allora, il playset, se lo trovi completo, sei intorno a migliaio. 800, 1000. Questo perché... qua? Sì, sì, lui. Il castello, cos'è? Una base a... Esatto, okay. Sì, esatto, si chiude. Spaziale per loro. C'è la prigione di slime, poi placche di metallo. Sai, pensavo di più, sinceramente, forse per gli anni, perché c'è fino a 80... molto più costosa. Secondo me ha contribuito nel fatto che il prezzo non ne sia diventato mostruoso, c'è il fatto che nessuno li conosce. Bravo, esatto. Solo meno non c'è richiesta, quindi. Molto ma allora belli. Faccio una cosa, posso deviare un attimo una serie? Fai quello che vuoi. Che abbiamo collezionato solo perché così adiviamo la scatoletta. Ah, giusto. Ah, perché hanno portato un pinzirino, ragazzi. Ora vediamo. Ora è vediamo. Una cosa ridicola. Tanti anni fa, navigando su eBay, una cosa che trovo era un tizio che vendeva lotti. Ti posso fermare un attimo? Finalmente ho sentito un'altra persona oltre me che dice: stavo navigando su eBay. Ovvero siamo noi che prendiamo eBay come un social network e non come un negozio di e-commerce, cioè un sito di e-commerce, no. Noi stavo scrollando eBay così, en passant, come quando guardi le foto su Instagram. È la prima persona che sento dire, lo sento dire. Dirò di più, su eBay comprando da Itern Optimus Prime ho trovato gente che ci scriveva: trattano meno bene, questo era il mio Natale, che prendevo bambino. Sì, bellissimo. Bellissimo. Beh, dicevi, scusami. Troviamo tanto un signore in Giappone che stava vendendo letteralmente secchiate di King Keshi. Per colore, secchio, esatto. Arancione, secchio azzurro. E siamo nel 2008, penso. Una barca, praticamente avevamo scoperto da poco che i King Keshi erano l'originale da cui venivano gli exogini e ci siamo riempiti di quelli a pagarli una sciocchezza. Avevo fatto il conto che tra tutto avevo pagato 60 centesimi in uno. Sì, che ci sta. Perché se, non, viaggio, se sono colori comuni, quello è il prezzo. Sì. Colori rari rompono i coglioni. Comunque, ragazzi, per chi non lo sapesse, i King Keshi sono i Keshi, ovvero i pupazzetti di gomma. Li chiamano così. Keshi vuol dire letteralmente in giapponese gomma. Di Kinnikuman. Quindi gioco di. Cioè, è una crasi. Kinnikuman Keshi di gomma. Quindi King Keshi. Ha usato crasi. Complimenti. Esatto. Sì, sì, era una fusione. Giusto. E quindi nulla. È letteralmente applicato bene, tra l'altro, perché ora letteralmente si usa come rafforzativo delle frasi, ma è la traduzione letterale. E sì, sono appassionatissimo. E poi in Italia vennero ciucciati dalla c'è stato proprio un gioco del telefono, perché gli americani li chiamarono muscle, e poi gli italiani presero i muscle, che erano ciucciati dai Kinnikuman. Quindi arrivavo i greci, però è uguale. Ah, i greci prima? Ah, davvero? Si chiamano exogeni perché exogeni in greco vuol dire alieno. Sono infatti in realtà gli exogeni di italiano non hanno è nulla. È tutto finito. È tutto finito. Io questo non lo sapevo. E i muscle sono su licenza, cioè la Mattel aveva comprato quegli stampi e li aveva distribuiti legalmente negli Stati Uniti. Invece là è il greco, diciamo, trovo assurdo che si chiami il greco, no. Una compagnia greca, però è così, diciamo, lei... sembra di no, non lo so ufficialmente. Allora, il punto è che hanno proprio, se tu prendi un King Keshi originale, sulla schiena c'è il copyright, l'exogino corrispondente ce l'ha limato via brutalmente. Dai, quindi sì, proprio di questo è il remake. Oh, sono andato in Giappone, nuovo set di gomma uscito bello fresco, preso subito. Tra l'altro ho preso anche un box di Godzilla. Vi faccio vedere il video. Vabbè, voi chiacchierate, io arrivo subito. E fondamentalmente gli exogini cosa fecero? Per un anno, due anni hanno dominato i mercati, erano un giocattolino economico popolarissimo, un po' l'effetto della blind bag della sorpresa aiutava. E 500 lire, 1988 sono usciti. Esatto, tutti si ricordano queste 500 lire mitiche. Ha proprio espositore tipo da edicola. Sì, ne ho aperto uno per vedere, guarda che cazzo, cioè questi sono belli, Devo fare così per guardare, questo ti dice quanti anni abbiamo. Questi li avevo aperti in live, ragazzi, questo è Space Godzilla. Questi sono fatti bene, poi si li apro poi con il mitico belli. Zoo Sparkle.
Questo magari è veramente un bel set. Sparkle ci dispiace non averlo beccato, perché è un canale fenomenale. Stupendo. Fenomenale. È uno dei migliori che c'è in Italia. Spettacolare. Spettacolare proprio. E poi vive. Vabbè, lasciamo perdere. Ti faccio anche fin troppo elogio a Willy, però è. Vive come vorrei vivere io YouTube, come vivevo io YouTube ai tempi, veramente il numero uno. È uno spettacolo, sì. Comunque, siccome l'autore sei tu. Ah, vabbè. Allora, succede che gli exogini, nella versione quindi il greco e poi Gigi in Italia, vengono però reinventati, nel senso che il pupazzetto è proprio clonato, non c'è niente di nuovo. Tra l'altro, si partiva da una collezione di più di 500 kinkeshi, di exogini ne esistono solo 40. Però, guarda qui. Avevano disegnato questo logo pazzesco che non fa parte del mondo di Kinnikuman e in realtà non fa parte neanche degli exogini. Come gli exogini sono cloni di parte di Kinnikuman, tu ti collezionavi 40 pupazzetti per scoprire che il pupazzetto titolare della serie non esiste. Non c'era. Allora adesso ti becchi questa scatola che, come dicevo prima, è l'unica che ho trovato. Questa è stata presa, aspetta, dai nostri amici cinesi che ci aiutano sempre quando siamo in difficoltà. Esatto. E tra l'altro l'enorme dentro c'è una briciola, però. Questo simpatico box break. The Classy Black. Almeno è di classe. Sì, sì, chiaro. Che cos'è? No, zi, com'è possibile? Allora, questo è Adamo, l'exogino titolare. No, l'hai fatto te. Sì. E di gomma, ci puoi giocare. No, sei un genio, sì. Sei un genio. Col marchio Liprandi. Sul petto, se guardi al loghino Liprandi. Siccome non esisteva, qualche anno fa volevamo. Ah, questa è la lore in stile anni 80, exogini come. Allora, fu Darius in persona, comandante dell'ordine dei Tomodachi, ad assegnare ad Adamo il compito di guidare l'invasione. Scaltro e. Calcolatore coperto dall'aceto. Calcolatore porterà gli exogini alla conquista della Terra. Ma questo è veramente un bellissimo regalo. Scusa, ma come hai fatto a farlo di gomma? E allora in realtà l'ho semplicemente scolpito con la pasta per modellare e poi c'è una gomma bicomponente, ti fai lo stampo e lo coli. Il problema qual è? Noi volevamo qualche annetto fa diffonderne un po' in giro, anche un po' alla pirata. Ma chi ce l'ha il marchio Exogini? Non credo esista più. No, ma cioè, proprio per mi sarebbe piaciuto tenere un po' sulla bufala che esistesse veramente. Sarebbe stato uno scherzo incredibile. Solo che non sono capace a riprodurlo, quindi ho fatto 1000 tentativi, tutti rovinati dalle bolle. Questo è l'unico che più o meno sta insieme. E quindi è l'unico letteralmente, perché grazie, è un bellissimo regalo, grazie mille. È proprio una cacatina. No, non è una cacatina, per niente. Ha una storia e un amore dentro incredibile, quindi grazie di cuore. Minchia, lo sai che li avresti tu inculati tutti. Ci avrebbero creduto tutti, anche perché c'hai rimasugli da prototipo. Quindi questo è prototipo. L'idea era che sembrasse che avesse le proporzioni, un po' il look degli exogini, però la faccia di quello. E sul petto c'è la monetina del logo Liprandi, così per dargli proprio il marchio di originalità. E allora, ragazzi, come vi ho fatto vedere prima, c'è un altro colpo di scena, una collezione che non ho mai fatto vedere prima. Spettacolare. Sì. Allora, praticamente, ragazzi, prima che uscissero i Kinnikuman veri e propri, quelli trovabili nei gashapon dappertutto in produzione di massa, furono fatti dei prototipi. Fu fatto un concorso da Shonen Jump dedicato a Kinnikuman, dove i lettori potevano inviare il loro design del loro protagonista di Kinnikuman, e i disegni migliori furono selezionati e poi stampati di gomma in pochissimi esemplari prima di produrre i kinkeshi veri e propri. Sono stati fatti 20 personaggi, però in realtà si trovano solamente 16 pupazzi di gomma prototipi. Io ne ho 14, me ne mancano due. Eccoli qua, ve li faccio vedere, ragazzi. Sono questi. Sono una chicca pazzesca, ma veramente pazzesca, diciamo che li invidiamo parecchio. Collezioniamo da più di 30 anni, non li avevo mai visti. Sono proprio speciali. Questi qua, infatti, come vedete, ragazzi, sono un po' storti, alcuni non stanno nemmeno bene in piedi, però questi tanto sono molto più grandi rispetto ai kinkeshi normali, perché alla fine questa è la grandezza di un kinkeshi, come vedete, è un po' più grande, insomma, leggermente più grande. La butto lì come parentesi, è nata un'iniziativa simile, cioè aggiungere design fatti dai bambini fan alla collezione. Era stata fatta anche per i Masters, per i Dominatori dell'Universo. Mm-hmm.
Però il bambino ha vinto il concorso, ma il giocattolo non è mai stato prodotto in realtà. Se non erro, siccome i Kinkeshi sono Bandai, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che anche nei Carlobots, che poi sono diventati i Gobots che abbiamo in Occidente, ci fosse stata una cosa simile. Tra l'altro, ragazzi, voglio lasciarvi indovinare, il bambino che ha inviato questo design, chissà da cosa ha preso ispirazione, non si sa, veramente un mistero. Comunque ne ho 16, alcuni sono veramente assurdi, questo è uno dei più belli secondo me, che è l'uomo stufa Batman, esatto ragazzi, bravissimi, eccolo qua. Tra l'altro alcuni sono stati poi, questo non sta in piedi bene, infatti. Ah, no, invece sì, questo è stato, alcuni sono stati presi per il fumetto, alcuni sono proprio design unici mai più riprodotti. Questo per esempio è Mammoth Man, non so se ve lo ricordate, vabbè i fan di Kim Nickman conoscono tutti i personaggi in memoria, invece non conosce Kim Nickman, non sa assolutamente niente. Comunque questo è Mammoth Man. Sono veramente belli. Sono proprio belli, sì. Poi così belli ciccioni. Bravi, sono belli tozzi, no? Belli tronfi. Sì. Ma poi i design sono belli compiuti, non sembrano... Eh sì, perché ovviamente loro avevano i loro designer professionisti che partivano dall'idea del bambino, esatto. la perfezionavano. Questo è il mio preferito, questo è veramente eccezionale secondo me. Vampiro molto giapponese, bello. Molto kabuki, sì, no? Sì, sì, è sì, un sì, oni, sì. Un po' un oni, bellissimo. È molto caratteristico. Molto sono di gomma ragazzi anche questi. Leggermente sì. Più rigidi dei Kinkeshi, ma... Sì, sono un po' più rigidi, diversa dagli Exogeni. Gli Exogeni sono in una gomma molto dura e lucida. Sì, a differenza di Kinkeshi che è la gomma morbida. La Sofu mobile, Sofu, sì, una cosa legge, perché era il Japan English, no? C'avevano un modo per sì, gomma soffice, molto, per dire gomma soffice. Mi ricordo belli, più. Proprio belli questi. Ma perché il monocolore? Ai tempi, ragazzi, il monocolore è alla base, però tutti i set anche a colori che hanno fatto poi per il remake. Ok. Li erano dipinti, erano veramente sì. Belli. Quelli metallici. C'è anche da dire che dipingere sulla gomma... non rende mai tantissimo, no. E poi noi adesso siamo adulti e sappiamo che oggetti simili vengono spesso prodotti per gli adulti. All'epoca questi li trovavano i bambini nelle gumball machines, erano come sorpresine delle patatine, sì. Quindi dovevano essere prodotti molto economici e poi non si dovevano rompere, anche si dovevano rompere le parti, non si dovevano staccare perché se no gli andavano in gola, quindi non è che potevano fare le robe componibili anche perché erano costose, appunto. La gomma era perfetta, blocchi unici e via. Belli, molto belli, sì. Eccolo, molto Sofubi, perfetto. Ma allora, io so che Sofubi sarebbero i vinili vuoti. Ok, allora forse mi sto confondendo io, darsi sto dicendo una cazzata. Però è una crasi, Sofubi, in realtà. Non mi ricordo più, avevo fatto la ricerca per fare il video sulla Godzilla Gang e non mi ricordo più, perché ho la memoria che fa schifo. Comunque Godzilla Gang era una serie di Mattel. Vedere subito. Sono un po' più grandi, sono in vinile vuoto. E in Giappone ci sono tantissimo. Belli. Sono bellissimi. In realtà questa è la serie Mattel, che di nuovo era solo edizione di una parte della serie originale giapponese, che conteneva tantissimi altri mostri. Bellissimi, piacerebbe averli. Sono Poppy Supersaurus, mi Bravo. Sembra il nome. Cosa succede? Nella serie avevi Godzilla, che non c'entra nulla, e tutti gli altri erano mostri che venivano dalla serie Ultra, Ultraman e tutte le varie... Sì. Ah, ok. Non so perché mischiati con Godzilla. E bellissimi, ognuno sotto i piedi al timbro dell'orma che lascia. Molto carino, molto economici, però. Come bellino. Tipo di giocattolo, questo è Sofubi, introdotto negli anni penso 60. Era un po' la tecnica delle teste delle bambole. E erano. No, che figata! Sta così. Ogni personaggio ha il suo timbro sotto. Quindi se ci metti l'inchiostro lascia l'impronta praticamente. Se vuoi, sì. Oppure sul pongo, con quello con cui stai giocando. Ah, giusto. Sofubi, per quanto ne so io, fa riferimento a questo tipo di prodotto. Sì, forse avevi ragione, mi sto confondendo io, sì. Però quel Sofu penso venga da Soft, quindi non escludo che per la gomma dei Kinkeshi abbiano un Sofu qualcos'altro. Sofu Gomu forse, basta. Ah, banalmente, insomma. So che ne ho cercati alcuni di questi su eBay. Costano, non sono irraggiungibili, fai che penso con 300 euro l'uno te li prendi, quelli che non erano della serie Mattel, quelli della serie Mattel costano poco. Ok. Siccome li hanno distribuiti in tutto l'Occidente li trovi. Ok. E facendo invece un balzo in avanti, anni 90, poi arriviamo anche agli anni 2000, perché voi collezionate, insomma, non vi chiudete a nessun periodo, a quello che esatto. È una cosa meravigliosa. E negli anni 90 cos'è che vi ha colpito? Perché io mi ricordo, che sono un ragazzo degli anni 90, che si facevano prima i giocattoli e poi le serie animate per pubblicizzare i giocattoli. È un periodo veramente rigoglioso quello per i giocattoli, quindi si faceva Mighty Max...
c'erano i playset Mighty Max, che sono sempre stati una figata, a parte quelle parti minuscole che si perdevano appena aperta la scatola. Oppure mi ricordo Fabbrica dei Mostri, c'era la serie animata apposta che ti pubblicizzava, Ispettori Gadget, c'avevi tutti, insomma, voi in questo casino, Extreme Dinosaurs, Street Sharks, io mi ricordo i miei preferiti, che sono molto più di nicchia rispetto al resto, gli Sbullonati. Belli. Ah, belli. E la brava mamma morì. Sì. Cioè, il principio che i giochi. Ok, qualcuno ha fatto a un certo punto in una riunione: ragazzi, i ragazzini spaccano i giocattoli. Come possiamo fare? Si fanno dei giocattoli che si spaccano e li devi ricomporre. Perfetto. Allora, qui sugli Sbullonati, vabbè, prima faccio una parentesi. In realtà ci sono anche vecchi giocattoli giapponesi che nascevano allo stesso modo, cioè la serie animata, l'anime che noi adoliamo, sì, nasceva per vendere il giocattolo. Certo. Gigolo d'acciaio nasce così. Certo. E gli Sbullonati nascono da una serie di pubblicità a Progresso sulla guida, sulla sicurezza alla guida. Quindi trovi gli spot live action con gli attori vestiti da bambocci. E questi spot televisivi piacevano un sacco perché erano effettivamente molto simpatici, e da lì hanno sviluppato la linea di giocattoli. Curiosamente la linea di giocattoli incoraggia l'incidente. È vero, è vero, sono dei crash test praticamente. C'era il set con il cane e il gatto stirati dall'auto con tanto di impronta degli pneumatici sopra, o il bebè sul passeggino che tu devi farlo schiantare e quello viene scaraventato via. Ci posso credere. Abbiamo un piccolo aneddoto sugli Sbullonati. Vai! Perché noi fin da bambini con i giocattoli immaginavamo di giocarci. Nei video ci piacerebbe costruire molte più scene giocate, magari qualche volta un effetto speciale. Per esempio ricordiamo da sempre il sogno di congelare un pupazzetto di Capitan America, senza congelarlo davvero, simulare il ghiaccio con della plastica. Fico. Tanti anni fa, agli albori del canale, abbiamo fatto la recensione di un classico degli anni 80 che è Supercar. In sostanza Knight Rider. Certo. Che è una macchina indistruttibile. Come facciamo a far vedere che è indistruttibile? E la sostanza è che ci siamo messi insieme, abbiamo messo uno scatolone rivestito di gomma piuma verde, tenuto tra due sedie, e abbiamo mandato a sbattere contro questo scatolone una macchina che si doveva distruggere. Quel taxi lì giallo degli Sbullonati. Ah, ok. Dopodiché col computer sostituiamo lo scatolone con Kit e abbiamo fatto l'incidente. Che si schiatta con Supercar. Una delle prime cavolate che abbiamo fatto sul canale. Beh, però interessante. In realtà il Capitan America che volevamo congelare è uno dei giocattoli degli anni 90 a cui siamo affezionati. Nel 1990... è uscito direttamente in un video il film di Capitan America. Eccolo qua. Ok. Sì, è proprio quella scena. Tanto avanti, sì, perché adesso... è verso la fine. Ma dai, guarda David Hasselhoff, che cazzo gli avevano fatto. Questo giocattolo è bellissimo e parla a disco. Okay. Siccome si era incantato il motorino che parla, l'abbiamo smontato per ripararla, e il motore parlante dentro è rosa perché è quello delle bambole. Non ci può, bellissimo. Vedi che aprendoli scopre un sacco di roba. Veramente stupendo. Adesso c'è tutta questa scena estremamente imbarazzante. Però qui è la scena con il taxi che si schianta su Supercar. E Supercar non deve neanche accorgersene perché lei è indistruttibile. Certo. Questo fu uno dei primi giochi che facemmo. Ah beh, però poi è vero. Spacca taxi. Mamma mia, erano bellissimi questi. Sì. E, niente, cioè, esce Capitan America il film direttamente in un video, lo vediamo in videocassetta. Noi avevamo i fumetti della Corno a casa, certo, vecchi di nostro papà. Il film di Capitan America faceva pressoché schifo. L'attore protagonista è figlio di Salinger di Romanziere, però non è stato sufficiente a risollevare le sorti del film. In ogni caso, nel 90 escono i supereroi Marvel della Toy Biz, e c'era questo pupazzetto di Capitan America molto molto naif, proprio ingenuoto, ma noi lo vedevamo nel negozio e lo sognavamo. Sì. Ha una specie di cannoncino per sparare via il suo scudo. Eccolo, questo qua è il Capitan America che volevamo congelare. Non ce l'avete fatta. Ah, c'ho le ventose Spider-Man. Sì, sì, giustamente. Sì. Lui piega la è bello, è una sorta di marionetta Hulk, ha un filo dietro che lo tiri per stringere. Doom che cazzo faceva? Non sanno mai che fargli una trivella, fare. Che era? Doom non sanno mai cosa fargli fare, perché
Sono troppo belli. Carino. Questi sono, cioè, in realtà molto brutti, però sono così semplici e genuini. Le naif sono. Tra i Beats c'avevo roba anch'io degli anni 90 di Spider-Man. Avevo Octopus che tiravi e stringeva. Sì. Quello era già più fico. E vabbè, c'era roba molto molto carina. Poi erano molto fedeli al fumetto, quindi c'erano tutte le versioni pazzesche di Spider-Man. A me piaceva per quello. Insomma. Fai conto che Aviara, il produttore di tutti i film dell'MCU, eccetera, era il presidente della Toy Biz. Toy Biz aveva un patto particolarissimo con la Marvel e aveva accesso illimitato a tutti i personaggi Marvel invece di doversi prendere le licenze singolarmente. E così negli anni 90 ha fatto un'infinità di pupazzetti, di tutte le testate legate agli X-Men più sfigate che tu possa immaginare, vedevi di tutto. E in realtà la Toy Biz è anche quella che ha poi inventato il modello delle Marvel Legends, che in sostanza sono le action figure super articolate che si vendono adesso. Quindi certo, che a me non piacciono. Neanche a me. Non neanche. Sono troppo articolate, cioè non c'è bisogno, secondo me. E il punto è quello, io tutta la ricerca di realismo nel giocattolo non la capisco, e in ogni caso facendo un pupazzetto così articolato il realismo lo perdi perché viene completamente deformato dagli snodi. Però comunque sia, questa è un'innovazione introdotta da Toy Biz, che poi dopo questi 18 anni quanto ha avuto di attività è morta nel 2007, è sparita. È perse la licenza della Marvel, hanno provato a sopravvivere per un poco di tempo facendo lo stesso lavoro ma con personaggi indipendenti tipo il giudice Dredd, eccetera. Ma dietro c'è la navicella di Trunks per tornare nel presente? Sì, sì, mi sembra che è quella, assurdo. Vabbè, il design di Toriyama si vede a 100.000 km. Vabbè, comunque... Sugli anni 90 hai nominato Mighty Max, Mighty Max, che adoriamo, perché soprattutto le prime serie, secondo me, perché il bambino era raffigurato come un po' più bimbo, mi piaceva lui, e quindi il contrasto tra il bimbo bimbo delle prime serie contro gli orrori che doveva affrontare era spettacolare. E l'idea che tu ti portassi a scuola nascosto nel portapenne un incubo da far vivere al tuo bambinetto. Sì. Ce n'è, hanno fatto tanti formati, c'erano le Shrunk and Heads, che erano il formato più economico, quindi microscopiche. Ne abbiamo qualcuna, non tutte, ne abbiamo 6 o 7, e l'ultima che abbiamo preso è quella di Dracula, che è giusto per dare un'idea di come fossero fatte. Tu hai la testolina di Dracula. Di quelle così, sì, minuscole. Bravo, sì, ricordo. Queste sono quelle che stavano nel palmo di una mano, e poi c'erano addirittura fecero anche quelle orologio, non so se ve le ricordate, che erano piccole da tenere sul polsino l'orologio, erano eccole. Questa è quella che dicevo adesso. Hai la testa di Dracula. È spettacolare. Semplice com'è, l'idea del gioco è pazzesca. Praticamente tu hai Dracula dentro, ok. Lo apri. Ogni volta che rivedo il mio video mi rendo conto di essere troppo prolisso. Quanto dura? E tu hai detto, vabbè, ossa delle vittime precedenti. Mighty Max gira con il suo paletto in cerca del vampiro. Il vampiro sta lì nascosto, pronto a colpirlo. No, ho capito. È spettacolare. Lo incastri nel petto. Lo impali, e quando chiudi il puntino rosso dell'occhio di Dracula è insanguinato. Tutto questo in 5 centimetri, 6 centimetri. Questo oggi è un giocattolo meraviglioso. Questa cosa, oggi non te lo lascerebbero più fare. È un giocattolo meraviglioso. Mamma mia, che bellezza, zio. Vabbè, Action Man. No, mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo. Fascista, poi. Non mi ha mai divertito, però era un pupazzone bello solido. Lo so. Il nome viene dalla versione inglese di G.I. Joe. G.I. Joe era questo bambolotto del 64 americano, nasce come soldato, poi con la guerra del Vietnam gli conviene cambiare tema. Bel wipino, si fa da un bel reset e siamo a posto. E lo riconoscevi proprio a livello di brevetto, di copyright. Aveva questa cicatrice sul volto, perché non puoi mettere copyright, il trademark, come si dice, su un corpo umano. Quindi ha detto, gli faccio uno sgrebbelego sulla faccia. La Palito inglese ha la licenza per produrre e distribuire in Inghilterra G.I. Joe, lo rinomina Action Man. Negli anni 90, quando lo rilanciano, per qualche motivo hanno deciso proprio dall'America, dalla Hasbro, l'hanno chiamato Action Man e si è tenuto la cicatrice. Possiamo dire una roba, un'ultima cosa su Mighty Max, che io sostengo da anni, voglio sapere cosa ne pensate voi. La sua controparte femminile, Polly Pocket, era molto meglio. È splendida. Allora, meglio non te lo so dire, ma è splendida. C'aveva più
quindi c'è più roba. Noi il 99% delle nostre collezioni sono giocattoli da maschietti. Sulla qualità di produzione, spesso il giocattolo per le bimbe è fatto meglio del giocattolo per i bimbi. Perché vendi di più. Le aziende produttrici di giocattoli guadagnano molto molto di più sulle bambine che sui bambini. Ma proprio se... tanto tanto di più. Ma davvero? E, infatti una delle particolarità di Masters è stata che per la prima volta Mattel aveva un giocattolo per maschietti che vendeva quanto quelli per le femminucce. Le Hot Wheels. Anche Hot Wheels forse, però Polly Pocket è nato prima, nell'89, quindi siamo ancora negli anni 80, e in realtà lo capisci subito come sia nata guardando il giocattolo. Era questo genitore, non mi ricordo se fosse una mamma o un papà, che ha cercato di ricavare da una scatoletta di trucchi una casa delle bambole per la sua figlia. Ha fatto una bambolotta con un legnetto intagliato, ha messo i ripiani e ha fatto la casa per le bambole in miniatura nella scatoletta del trucco. Ok. E la Bluebird inglese ha comprato l'idea e ha realizzato questi giocattoli. Poi Mattel li ha distribuiti nel mondo, ma nascono inglesi. Bluebird ancora, Mighty Max è ancora inglese. Un giocattolo bellissimo, Polly Pocket. Per sì. Adesso ne abbiamo solo un set, ma ne vogliamo ricavare qualcosina. Sì. Questo adesso è un'altra linea. Cos'è? Degli anni 90, è del 91. Io nel 91 vedevo questa pubblicità, ne andavo matto, perché io adoravo i Real Ghostbusters. E come funziona i Real Ghostbusters? Tu hai gli acchiappafantasmi e hai bisogno di un cliente che li ingaggi, quindi ti servono persone normali. Ok. E anche quando hai un pupazzo di un supereroe, non è super se di fianco gli metti un altro super. Tu hai bisogno dell'ordinario. E andavo matto per l'horror da sempre. In particolare da bambino guardavo Ai confini della realtà. Vabbè, splendido. Twilight Zone, serie pazzesca. Negli anni 80 c'era l'edizione che è partita dall'86. Io da bambino vedevo queste cose. Non sapevo di esistere, è proprio bellissimo. Vedo questa pubblicità in cui tu hai una bambina in casa, la sua cucina, il mobile letto, quello che è. Quando apri il mobile, dentro c'è la stessa stanza e la stessa bambina, ma riprodotta in miniatura. E l'ho sempre trovato inquietante nella giusta misura. Quindi in questi giocattoli vedevo la cliente per gli acchiappafantasmi, perché la bambolina è un action figure nella stessa scala, e c'è tutto l'horror di avere, tu apri il cassetto della scrivania, dentro ci sei tu alto 10 cm, che ti guardi e ti fai che cazzo vuoi. E è una linea che adoro questa. Non l'abbiamo ancora gestita. Sì, non la conoscevo, non la conoscevo per niente. Bellissimo. Molto bizzarra, però... È tipo, era un po' Mi si sono ristretti i ragazzi, no? Quella, la miniatura. Sì, un po' quell'effetto. Io, ecco, proprio la tazza questa qui che c'è in mano approfondisce proprio il tema del microverso, che è un tema che ultimamente non si tocca mai. Questa è la visione di quest'artista del microverso all'interno di un chicco di caffè. Quindi te okay. Esplori e cioè, vedi questo, no? Io non so perché si fa multiverso, linee temporali, alternative, eccetera. Il microverso che è fighissimo, cioè miniaturizzare un essere umano per farlo andare in qualcosa che vediamo tutti i giorni, e dentro la fibra di questo tappetino sì. C'è un mondo, è fighissimo. Quindi il film Inner Space, saltare in buio, okay. Sì, l'ho già capito. Sì. Ma prima ancora i fumetti di Fantastici 4 di Jack Kirby. Sì, erano pieni di queste cose. Sì, sì, allora, sì. Riparate, il Rick e Morty l'hanno fatto. Ecco, quello l'ho apprezzato tanto. Negli anni 90 c'era la guerra di virus. Della Toy Max, Body Wars, molto carina. Come la guerra linea. Dei virus o di virus? Dei virus. Ok. Molto carina questa linea. Eccoti, poi apparite sempre voi. È una cosa incredibile. È una linea che non è molto ricordata, quindi... Bellissimo! E tu hai le parti del corpo... Oddio, me lo ricordo, questo ce l'avevo io, sparava quell'affari! Sì? Hai sempre il tuo anticorpo e due virus che attaccano, è bellissimo. Sì, ma... Sì, e ma... sul polmone c'è il cartello non fumare. Sì, sono io con questo belli. Ci ho giocato 100.000 anni, non ho mai capito il nome. Sono della Toy Max, una compagnia minore, non molto conosciuta. Kimi! No, scusa, l'ho confuso. È assurdo! Sono proprio carini. Questi sì. Si trovano senza spendere cifre esagerate. Sono, non mi ricordo se 5, 6, 7. 6. 6. 6. Sono carini. Ognuno ha tre persone. Sono un po' monotoni perché sono tutti. Cioè, la funzione è sempre la stessa. Hai il camoncino e due missili. Ma come facevano a produrre queste cose? Io ne avevo un altro. Era una specie di. Sembrava un teschio con gli occhi e sì, sparavi dagli sì. Occhi. Era penso quello. Che sia il più difficile da trovare. Perché che culo, ce l'avevo io. Che era quello che i bambini volevano di più, secondo me. Quindi ci giocavi, sì. Lo scassavi. È questo! Ah, okay. L'occhio. Era l'occhio. Belli. Sì, ecco i gialloni, mamma mia, bellezza. Sì. Quanto mi garbavo. E questi sono carinissimi, anche questa linea. Non sì. Ha lasciato tanto il segno, però ci sta nel microverso ed era divertente. Questi, ora andate via, li recupero tutti.
Sempre anni 90, bellissimi, e quelli li conosci ovviamente, sono i Monster in My Pocket. Splendid. Bellissimi, proprio preziosi, stupendi. È la cosa più bella del mondo. È sì. Una vita che ci chiediamo, come fa uno negli anni 90 a progettare una serie di giocattoli del genere senza internet? Come ha fatto a scoprire tutte ste leggende? Copiando. Perché era in Eclos Fortress. Non è confermato, ma in Eclos Fortress sono stati proprio copiati dagli americani che hanno fatto i Monster in My Pocket. Okay. Ci sono degli scout estremamente simili. Ok, a parte quello, però quello a cui mi riferisco è i mostri che hanno raffigurato. Fanno parte di leggende. Esatto. Ganesh. Ganesh ancora è noto, ma neanche Catoblepas. Catoblepas. Beh, però dai, nell'enciclopedia c'erano queste robe qui, Catoblepa. Qualcosa magari trovavi, però dovevi essere già appassionato. Ok. Non avevi questa cultura così facilmente accessibile come oggi. Okay. Ce n'è uno che mi piace nella quarta serie, che è Matt Gasser. Quello sì. Perché il folklore che c'è dietro. Bellissimo, sì. È un mito molto moderno, dei tempi della guerra. A me affascinava che prendevano anche robe molto... importanti, poi il fantasma dell'opera, c'era anche l'uomo invisibile, c'erano anche mostri del cinema, c'era la bestia che era della Bella e la Bestia, insomma c'era tanta roba. Per Ganesh c'era stato un po' di polemiche. Vabbè, sì. Classico. È per sacra quella figura, per loro è una divinità. Sì. Io infatti non l'ho messo nelle carte proprio per questa ragione. Perché avevo letto questa cosa, ho evitato. Ho messo quelli che loro raffigurano tranquillamente dappertutto. Insomma, c'era anche Kali, mi ricordo, nei Mostri in My Pocket. Sì, c'è anche Kali. C'era Coatlicue, che se uno va a vedere il museo di non mi ricordo cosa, trova una statua alta a 3 metri che è esattamente Coatlicue dei. Stupendo. Una curiosità sui Monster in My Pocket, forse non la sapete: il designer che ha fatto gli sculpt ha messo in vendita i prototipi, quelli grossi con cui poi hanno fatto i... Ho visto qualcosa in vendita un paio d'anni fa. Si sospetta che però li abbia creati recentemente per poterli mettere in vendita e che non siano quelli dell'epoca. Chissà, non si sa, si vocifra, okay. Le male lingue, Io ho visto qualche foto di prototipi negli anni, che penso fossero veri, anche perché riconosci le sbeccature, perché i giocattoli di solito venivano scolpiti nella cera e si consuma, si rovina un po' passandola di mano in mano. Belli questi. Ma sì, questi sono... Non abbiamo ancora fatto. Sai che un display originale l'ho trovato? Ah, okay. Si vocifrava anche che non esistesse. L'ho trovato, scatolone con l'apertura, non della serie 2000, degli anni 90. Okay. Sì. Ce l'ho a casa, è nuova tra l'altro, e lo esporrò appena posso. Bello. Molto bene questo video, si vede male. Sì, molto vecchio. Con la carta, la Baba Yaga. E questi sì, siamo nel 91 penso, quindi sempre stesso periodo, 90-91, che ci piacevano tantissimo, erano i campioni del wrestling dell'Hasbro. Pochissimi snodi, però si pestavano veramente, avevano le molle dentro per darsi delle botte, ed erano scolpiti e rintozziti molto bene. Non è un super deformed e non è realistico, gli dà proprio un sacco di carattere. Una cosa curioso su questi è che se uno sfoglia Google Patents trova i progetti dei meccanismi interni, che non sono sempre delle banali molle, hanno un certo studio dietro per cercare di dare il colpo più secco possibile. Volevano veramente la menata. Molto carino. Bellissimo. In quegli anni andava tanto il wrestling della WWF e i giocattolini. Queste mi piacciono da morire, le Mad Balls. Sì. Allora, Mad Balls, delle palline volevi qualcosa. Mm-hmm. C'erano le action figure e ne abbiamo 3. Mm-hmm. Erano particolari perché tu avevi un corpo di una marca, adesso non ricordo il nome, ma molto sconosciuta. Erano action figure in realtà prodotte in maniera piuttosto costosa per l'epoca. Avevi questo corpo articolato e la testa era una Madball. Tu premevi un bottone sulla schiena e lui la sparava via. E poi vabbè, i Boglin, questi sì. Sono i nuovi, però io li ho sempre amati. Comunque andavano di brutto i mostri, le schifezzerie, slime, mostri sì. Di merda, era bello. Killer Tomatoes? No, questi non li conosco, subito vedere. Ah, no, fermo. Sono tipo quelli del wrestling, ma fatti a pomodoro gigante. Aspetta, No. Sono tratti da un film. No, quello era Food, come si chiamava? Food Fighters. Food Fighters. Attack of the no, Killer Tomatoes. Mai visti?
Allora, era uscito un film nel 78, mi sembra, The Attack of the Killer Tomatoes, l'attacco dei pomodori assassini. Sì, quello me lo ricordo, ce l'ho fatto. Tipo gli uccelli di Hitchcock, ma con i pomodori, un film demenziale. Hanno fatto poi una serie animata, forse nel 90, se non ho letto bene, non mi ricordo. E ci sono i giocattolini Mattel della serie animata. Noi abbiamo solo il Dottor Gangrene, perché sono in realtà difficilissimi da trovare. Stupendi comunque, mi piacciono da morire. Però facciamo vedere anche Food Fight, cioè Food Fighters forse. Food Fighters, sì. Questi erano stranissimi, eh. Sì. Sono... No, questo è Foo Fighters. Eccoli qua. Tra l'altro ci sono vari spot. C'era anche lo spot con i personaggi in stop motion dei Food Fighters che li vedi prendere vita, bellissimo. Questi erano prodotti da Mattel nell'88, molto economici. Sì, sembrano i giocattolini per i cani, gomma piuma. Bellissimi. E gomma vuota, solo che ne hanno fatti appunto, quanti si sono in collezione? 12? 10. 10. Carinissimi, in Italia sono poi stati distribuiti come premi al Burghi. Sì, geniale, perché c'era... Effettivamente. Sì. Ok, la vecchia catena di fast food italiana poi comprata da McDonald's, per contestualizzare. E invece ultimi anni, ragazzi, robe che vi hanno stupito? Facile. Gormiti. Perché pazzeschi, sono bellissimi. Io letteralmente lavoravo, ogni tanto uscivo, andavo a fare la spesa per organizzare una cena, ok? Una volta trovo una scatola che conteneva un vacuform di un vulcano con tre ovetti con sorpresa. Li piglio, li apro da solo come uno scemo sul tavolo in ufficio e ci trovo tre mostri. Uno dei tre ho poi scoperto essere Armageddon. Ok. E gli altri due non ricordo. Ed erano i Gormiti, di cui avevo già sentito parlare in TV. Boh, innamorato subito, il giorno dopo, due giorni dopo, vado a cercare un negozio in giocattoli vicino e prendo le prime bustine, non le avevo mai più smesso. Sono proprio belli. Sì, veramente belli. Peraltro anche di questi, di design delle minifigure piccoline della serie originale, cioè arrivando fino alla Luxion, ce ne sono più di 500. No, sono tantissimi, li ho tutti, non mi ricordo fino a che serie, forse fino alle Titanium ce l'ho tutti. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Ma quelli nuovi li avete visti, li usciti l'anno scorso? Ne abbiamo qualcosa. Tu dici Legends, quelli... No, 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 sono quelli. Sono quelli proprio nuovi. Ah sì, sono i Legends quelli. Ah, no? Sui Legends, si chiamavano così? Sì, sì, che riprendono i design delle serie vecchie. Sì, quelli di Henrietto. Sì. Tiè, questi sono veramente belli, eh. Henrietto, hai fatto bene a citarlo perché ha fatto un lavoro... Intervistato, è un mito. Che nella storia dei giocattoli, sì, lui e i consumi hanno fatto un lavoro nella storia dei giocattoli, ha lasciato un segno pazzesco perché sono... Vabbè, questi qua nuovi, ragazzi, sono... Questi... Come scultura battono gli originali. Senza hanno dubbio. Hanno delle pose molto più vivaci, le dimensioni sono enormi. Pesano bene, belli anche gli effetti lucidi metallici. Sui design trovo i Lord vincevano quelli di Henrietto. Tolto Poivrons. Poivrons è un gioiello, eh. Sì. E altra roba che vi viene in mente, tipo anche playset che vi allora, hanno... Beh, abbiamo iniziato con Ben 10, qualcosina lui. Ben 10 è anche carino. Io sono innamorato delle funzioncine meccaniche nei giocattoli, proprio i meccanismi interni, non elettronici, proprio meccanici. E in Ben 10 ce n'erano tante di ste cose, dobbiamo recuperarle. Non abbiamo niente, ma come funzione meccanica le Bakugan erano bellissime. Bakugan, splendide. Tu fai cadere la pallina, quando tocca la carta si trasforma a molla da sola, è proprio geniale. E i Pokémon che abbiamo, le palline Pokémon, cosa sì, sono? Sono dei giocattoli cinesi, ma su licenza di Pokémon. Sono la pallina Pokémon che si trasforma. Sono molto nel molto Pokémon. Carini, dobbiamo ancora recensirli, sono recenti. Cosa? Sono grandi come una palla da biliardo, poco di più. E come il nome lo sapete? Non lo so. È tutto in cinese la scatola. Cerca Transforming, sì, Pokémon. Transforming Ball. Questo? Loro, questi qua. No, sì, sì, ma non sapevo un cazzo, ma quando sono uscite? Sono recenti, non so l'anno di preciso. Sono belli, carini. Belli. No, ma belli, cazzo! La cosa curiosa è che sulla plastica, tra le solite stampigliature, c'è scritto che non possono essere venduti in Occidente. Forse per le parti può piccole. Essere, vai a sapere, non so, per quale motivo. Oppure magari... non questione di licenze, che per un'altra ditta americana. Però bellissimi, so. Guarda che roba. Sono proprio belli. Ah, ma minchia, ti conservi anche la Pokéball comunque. Io pensavo che la Pokéball si trasformasse. In realtà no trovi dentro lui, sì, appallottolato. Ricordano i mostruovi, però sono fatti molto, vero, meglio. La plastica è, sì, più bella qua, è molto più robusta. Sì,
Sì, sì. Mostruomi mi piacciono tantissimo, però sono più fragili, più delicati. Ecco, oh raga, comunque siete un da... Qui ti fai vedere, eh? Abbiamo pensato che alla fine fosse troppo noioso vedere sempre solo le mani, allora ogni tanto mettiamo un'introduzione in cui c'è... Ok. Che carina però sta roba, ragazzi, eh. Sono proprio belli questi. Ma quanti pezzi avete tra tutto? Cioè, quanta roba avete a casa? Soprattutto dove la tenete? È divisa tra tre appartamenti. Il mio, il suo e quello di nostra mamma. Sui pezzi avevamo iniziato a censire tanti anni fa, su un Excel organizzato abbastanza grossolanamente, e ho smesso di censire più di 10 anni fa, e allora i pezzi erano 3600. Adesso secondo me siamo ben oltre i 10.000. Penso di sì, perché okay. Per colpa c'è di Vinted. Tanta roba. È colpa di Vinted. È colpa di Vinted. Noi responsabilità non abbiamo. Esatto. Per carità, attenzione, sto contando i pezzi singoli. Quindi, per esempio, quando arrivano 200 kinkeshi, sai che 110 sono diversi, sono 110 pezzi per me. Sì, sì, chiaro, chiaro. Ho capito, ragazzi. Il problema è che non sono tutti così. Cioè, no. Se sono tutti... No, playset che sono ingombranti. Batmobile, quante ne abbiamo? 15, no? Ci sta, 15 Batmobile servono. Abbiamo trovato un mercatino dell'usato l'anno scorso, dobbiamo completarlo. Ah, una roba che è enorme. Per i G.I. Joe avevano fatto due playset fuori misura. Ok, tanto la Batmobile qual è quella che cioè, quella più bella secondo voi che avete? Ah, quella Super Powers. Super Powers, la più bella. La Mattel è stupenda. Ma dobbiamo ancora fare il video. Questa l'aveva fatta la Kenner nell'84, quindi prima dei film di Batman. Ma come giocattolo è più solido, più complesso, materiali migliori di quello che la Kenner faceva negli anni 90. Questi sono i materiali, cioè se come è fatto dentro. Sì, il meccanismo e brevetto della Kenner. Questa è bellissima, questa Batmobile. E in realtà ce n'è una uscita nel 2008, mi sembra, fatta da Mattel per la serie Batman The Brave and the Bold. Serie animata che non mi piace per niente, perché è proprio, non so, scioccarella come i cartoni del Cartoon Network. Questa è una meraviglia, si trasforma che sembra un gioco di prestigio. A parte che pesa 6 kg, un mattone che non finisce più. Tu hai la Batmobile, metti Batman dentro, spara missili ovunque tocchi. Ma quando è il momento... No, guarda sì. Il muso come si trasforma. Il muso che si stringe. Non si riesce a occhio nudo a capire che cosa vedi succede. Vedi come si deforma il muso? È perché è fatto di diverse sezioni che scorrono una sull'altra. È tagliato a spicchi, lo spicchio centrale viene. È bellissima questa, è proprio un gioiellino. Tecnicamente è stupenda. È curioso perché la Mattel stava decisamente giocando a risparmio in quegli anni. Questa la buttò fuori così. Extra lusso, plastica sì, pesantissima. E funziona, tra l'altro, è sempre ineccepibile. Tu hai un grilletto sotto un manubrio e in avanti, indietro, quella si trasforma in una frazione di secondo da aereo a macchina e viceversa. Quella è proprio bella. Beh, macchine di sto tipo ce n'è tante belle. Quella dei Winspector è stupenda. E di nuovo un giocattolo Bandai, in realtà tratto da un tokusatsu giapponese. Poi erano arrivati qui in Occidente come Winspector. Il giocattolo, che è quello qua sotto, dovrebbe essere. Eccolo qua. Si trasforma. Oddio, madonna, ma sono enormi poi. Sì, sì, li metti i personaggini dentro. Cazzo, la scheda la trasforma? La scheda sì. Fa trasformare una parte. E poi più il resto è tutto un cubo di Rubik. Rigiri le parti, ma non è che la smonti. Si trasforma. E alla fine è la stessa macchina di un altro colore. In sostanza, ma nel modo più folle possibile. Ricorda un vecchio giocattolo, credo Poppy, sulla macchina dell'uomo tigre di Tiger Mask. Il meccanismo con cui le fiancate eccetera credo che fosse simile. Boh, è fighissimo te. Ma non conoscevo niente di questa roba. Però stavate dicendo un'altra cosa prima della Batmobile, dei set grossi, playset. Ah sì, che si parlava di dimensioni. Abbiamo trovato la Defiant, che sarebbe uno dei due playset più grandi della linea G.I. Joe degli anni 80. Questa è dell'87 e tu avevi la base di lancio dello shuttle, però su cingoli. Tu giri una leva, si alza tutta, la apri e dentro hai lo shuttle, che già di suo è lungo 50 e passa centimetri, ma montato su quella navicella che lo porterà oltre l'atmosfera, che è lunga 60 centimetri, larga 50. Nel complesso io non so dove metterlo, in sostanza questo coso è enorme. Si può vedere come si chiama? Defiant, delicatissimo, perché i giocatori di questa linea si rompevano a guardarli. E tu, girando una leva dietro, vedi tutto sto blocco che si mette in verticale. Per farci un'idea, eccolo. I personaggi sono alti 10 cm. Un omino è alto 10 cm, quindi ti fai un'idea delle dimensioni del... Non è la cosa più grossa era
di questa linea era la portaerei, che era lunga 2,5 metri. Quanto? Sì. 2,5 metri? Che cazzo la mettevano? Era per i ricchi, super ricchi. Sì, semplici giocatori qui costavano già... La portaerei. Sì, quella non ce l'abbiamo. Famosa, non mi tenta, veramente. No, perché questo come giocattolo comunque è bello compatto, hai un sacco di zone di gioco. La portaerei in realtà ha solo una fiancata, praticamente. Quindi è tanto rumore per nulla, cioè ti ingannava un poco. No, capito, capito. Boh, fighissimo, sì, veramente. Non, boh, ma comunque erano pazzi, eh. Sì. Cioè, gli anni 80 proprio non gliene fregavano assolutamente una sega plastica, go-go, vai, spendi tutto. Infatti ora siamo con le pezze al culo. Vabbè, comunque, per prima si andava così, liberi. Cosa succede? Succede, ma veramente. Sì. Se avete delle domande rapide, ragazzi, in questi ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, il team li prendi. Playmobil sono una linea stupenda che compie 50 anni quest'anno. Giocattoli tedeschi prodotti a Malta. Fantastici. Sì, in giro, Malta, Germania. Come mai sono così ghettizzati? Perché rispetto alle Lego? Lego, grandi. Playmobil, che schifo. È una cazzata, però. Un po' noi vediamo questa competizione, mentre in realtà sono giocatori di genere diverso. Il Playmobil non è un set di costruzioni. Penso che l'omino Playmobil sia di fatto più bruttino, è tedesco. Sì. I tedeschi hanno questa estetica un po'. Però si portano dietro il cuore dei giocattoli europei, nord-europei, che è molto diverso da quello dei giocattoli americani. E hanno una forte riproduzione dell'ordinarietà. Sì. Ok. Quindi tu nei giocattoli europei trovi il camion dell'immondizia, trovi... l'ambulanza, trovi un set Playmobil che dobbiamo recensire, so che riprende un po' la stagione a settembre, bellissimo, hai la panchina con il clochard e la guardia. Ed esiste in due versioni. Fichissimo. C'è la guardia francese e c'è la guardia tedesca. Tedesca, perché a seconda del mercato dove la vedi. Sono bellissimi. Oppure un altro, la sala operatoria, con tutti i macchinari, gli omini. Facevano giocattoli di situazioni pazzesche della vita di tutti i giorni. Ma la macchinetta, no, la camionetta della polizia che diventava una pista di macchinine. Vabbè, tipo i Micro Machines, era tutta questa lì, c'era la roulotte, la roulotte, il camioncino. Grande classico il Micro Machine. Periodo preferito di produzione? Non so se sia il mio periodo preferito, però anche se noi, se dovessimo dare retta alla nostalgia, ci concentreremmo sugli anni 80-90, in realtà... Nei primi 2000, tra il 2000 e il 2010, c'è stato un dispendio di energie da parte delle compagnie di giocattoli mai visto prima, pazzesco. Quindi secondo giocattoli... me cercavano di competere con il mercato dei videogiochi, che in quel momento è diventato il top. La prima reazione che hanno avuto Mattel, Hasbro e tutte quante è stata quella di darti nel pacchetto tutto quello che riuscivano, dalla tecnologia ai meccanismi, alla pittura, ai dettagli, gli snodi. Bello. Non erano i miei giocattoli preferiti, assolutamente. Tipi tosti abbiamo pochissimi, in realtà non ci fanno impazzire. Abbiamo recensito una linea di giocattolini simile. Ormai siete diventati streamer perfetti, comunque. Commento individuato, risposta, allora dai, via, forza, ci stiamo. No, dovete. Perché fino lì ci vedo, se fossero qui non riuscirei. Okay. C'era una linea di Hot Wheels con pupazzetti piccolini simili ai tipi tosti, che sono bellissime. Tu hai la macchina piccola, gli metti l'omino dentro, articolato, e la mandi a schiantarsi e lì te lo catapulta fuori. Sono bellissime. Chiedono già da un po' i Beyblade. Non ne abbiamo. Non ne abbiamo. E anche Bakugan, dobbiamo prenderle un po' perché erano proprio belli. Sgorbions... Allora, di Sgorbions avevamo le carte, dobbiamo ritrovarle con il trasloco. Esatto. E abbiamo i giocattolini, perché nell'86 erano usciti i cashi degli Sgorbions. Si chiamavano Cheap Toys. Abbiamo anche le caramelle insieme, se vuoi, dall'86. Sono ancora lì. Ho visto uno su YouTube che sbustava delle tops, delle carte, non mi ricordo di cosa, forse Mars Attacks addirittura, c'era dentro ancora la gomma, la mangiava. Ah, quello non la mangerei, però no, le Mars Attacks vecchie le vorrei. Sì, bellissime. Allora, la serie vecchia costa un boato, le ristampe si trovano tranquille. Come si chiama quella serie di card sui dinosauri della Topps? Te lo dico subito, si chiamano Dinosaurs Attack. Bellissimi. Belli, molto belli. Di Mars Attack, e ti dico anche che negli ultimi anni, mi pare gli anni 2010, hanno fatto il crossover dove si scontrano Mars Attack e Dinosaurs Attack. Bellissime li volei quelli. I vecchi Dinosaurs Attack. Street Sharks. Ne abbiamo solo due, ce ne mancano e costano un sacco, dobbiamo trovare il modo di procurarceli. Allora, in realtà Dario ci teneva che parlassimo degli Sea Sharks, ma gli abbiamo fatto perdere tutto. Ah, è vero. Guarda, tieni, questo è Dino Riders, ne abbiamo un bel po'. Questo è il set di stampa completo di Mars Attack, pigliatelo. Tanto io ce l'ho. No, tranquillo, quello no. Assolutamente.
No, ce l'ho doppio. Vabbè, no, tranquillo. Pigliale, davvero, se no li butto via. Io ce l'ho qua da 100 anni, portatele via. Sono lì a muffire nella... Quando è qualcosa è sulla postazione del mouse, vuol dire che è pronto al cestino. Questo a parte le pop di merda. Queste qua prendile pure, io ce l'ho già. Ce l'ho versione silver, lascia stare. Giustamente, quando ti sei alzato, chiedevano quello di cui volevi parlare. Sentito, no, sta arrivando il remake, ragazzi, ho fatti veramente bene. Ho visto, guarda, vediamoli perché sono stupendi, cioè, secondo me. Allora, sono veramente fatti bene. Io penso che quando deciderò di fare quella spesa cercherò comunque gli originali, semplicemente per una... Cerchiamo sempre di andare all'origine. Esatto. Però sì. Però sono fatti bene. Allora, devo fare i complimenti soprattutto per la fissa mia, perché hanno mantenuto i meccanismi, hanno tutte le funzioncine, nonostante tutti gli snodi. Non ma so poi, come ha fatto. Ma che cazzo di scatole, raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Sì. No, hanno aggiunto dei punti però, eh? Sì, sì, sono più articolati. Sono molto più articolati. Però hanno tenuto sono la funzione. Anche un po' meglio. Dai, perché... sì, ma sono cioè, l'osa più bella che un bambino può volere nella terra. Cioè, sono squali umanoidi che sparano merda. Cioè, io non so cosa vuoi di più, sinceramente. Beh, con il logo Silver. Anni in su? No, beh, credo di no. Però sì, credo sia un po'... Quello era Vin Diesel, tra l'altro. Comprare alla fiera del giocattolo in cui hanno presentato gli Street Sharks, c'era un ragazzotto che mostrava il giocattolo, era Vin Diesel. Sì, giustamente, questo era il mio preferito, lo squalo martello che si allungava il martello, sì. E poi apriva la boccuccia, sì. Quello sì. Mi piaceva, sì, perché erano di gomma e sì. La versione topo questi... sono i Biker Mice, ragazzi, però non è che la versione topo, è proprio un altro brand. Belli, sì. Anche loro, belle le moto. Molto Biker Mice erano giocattoli ben prodotti. A livello di design penso fossero patetici, però il giocattolino era fatto bene di Biker Mice. No, zio, io non... C'era l'orca, ma... L'orca è l'unico che abbiamo, noi abbiamo, sì. L'orca... Che muoveva la lingua, tu giri una rotellina dietro e vedi, sì. Questa lingua... Molto viscida. E spruzza acqua. Sì, per sicurezza. Parlano di sbatacchi. Sono contento, veramente. Big Jim è stata una serie particolare, ne abbiamo qualcosina, e un po' più di qualcosina, non tantissimo. Matteo, che forse sta vedendo, Matteo ha tutto di Big Jim, ma proprio tutto, è una cosa disumana. Big Jim era la versione Mattel del J. Joe, cioè il personaggio articolato generico, ma scolpito molto molto meglio, e credo che fosse lo stesso sultore di He-Man, Guerrero. Così ti si rovina. Ah, caspita. Allora, la verità è che per noi era già un regalo venire qua oggi, sì. Perché non avremmo potuto... Sì, ma te mai dato l'exo, ma avete dato l'exogino originale. Ah, cioè, ma che cazzo bisogna... Ora va bene tutto. Più tarocco di quello non esiste niente. Ma non vuol dire nulla, sì, cioè ti rendi conto che cazzo hai combinato qua. Questo è... Via, dai, lasciamo stare, via. Dino Frost sono molto carini anche quelli, e so che ne hai parlato anche tu nella live, che non li ha disegnati... Elietto, ma quell'altro di cui ti ho dato nome. Molto carini di Dinofrost, ben fatti. Cavalieri dello Zodiaco, quelli originali, ne abbiamo un po'. E, abbiamo anche qualche mito. Molto ambiziosi, ma poi farli stare insieme era difficile. C'erano anche i 5 samurai. Madonna, i Bionicle, ragazzi, quanto spaccavano. Hanno già detto, Lego ha detto già che non li rifarà, perché ha rifatto un Bionicle che va a citare, ma proprio a quanto pare non hanno più gli stampi per fare i pezzi che componevano i Bionicle, perché era una serie a parte e via. Hot Wheels abbiamo 3 o 4, non mi ricordo, vogliamo qualcosa in più della prima serie del 68, che erano molto carine, e Hot Wheels sono proprio, insomma, vabbè, sono importantissimi. Uno dei loghi, tra l'altro, più belli, cioè uno dei miei preferiti, insieme a Chupa Chups e pochissimi altri loghi, che mi garbano i loghi giocattolosi. Biocombat ne abbiamo anche recensiti un po', sono stati il rilancio dei Transformers, sì. Se i Transformers esistono ancora grazie a Biocombat, così come se Lego esiste ancora grazie ai Bionicle. E soprattutto grazie al film Lego Movie che gli ha non mi ricordo il nome, ho trovato un profilo su Instagram, che cos'è, di qualcuno che fa dei pupazzetti adorabili con gusci di noceramenti secchi, e ho letto la sua bio ed era uno dei designer del Bionicle. Si è licenziato da Lego e adesso vive nei boschi e fa questi cosini bellissimi, fa le foto agli scoiattoli. No, mandami il contatto, voglio intervistare subito. Devo trovarlo, se lo trovo te lo mando. Sì, manda. Bellissimo. Chiedevano le sopesine Kinder preferite. Oh, in tasca, cioè. Esatto. Siccome sono arrivati oggi e li ho fatti vedere fratellone, abbiamo i componibili Kinder di papà e di Braccio di Ferro del 91. Bello. Che erano bellissimi. Io di là c'ho tutte le sorpresine dagli anni 80 a oggi.
Ma dai. Ah, tutti i set quelli dipinti a mano. Ah, ok, ok, ok. Anni 80, quindi anche i puffi delle Olimpiadi? Sì. Che quelli ce n'è un paio. Non in tutte le varianti, ma c'è il set base, c'è. E dalla prima che hanno fatto in poi, c'ho anche tutto, anche le tartarughe, le prime ranocchie. Sì, sì, perché sì, le tartarughe eccetera, in realtà già revival di serie più vecchie. Sì, la mia preferita ovviamente sui fantasmini, non ci posso fare niente. Sì, quella roba lì non ha senso. Lo sai che c'è una lore interna dove, cioè, hai visto che c'è uno che è sulla poltrona che legge un libro? Sì. E sul libro te puoi leggere: era una notte buia e tempestosa, eccetera, eccetera. È proprio un passaggio. Te quel passaggio del libro lo ritrovi in altri dei fantasmini. Per esempio, c'è il tizio che porta il cane. Se te leggi il giornale che ha sotto il braccio, c'è: era una notte buia e tempestosa. I fantasmini non li ho, ma li voglio prendere. Si trovano facilmente. Costano solo 10 euro intero. Poi brillano buio. I giocattoli che brillano buio mi fanno impazzire. Finalmente una persona seria nella vita. No, c'è una fidanzata che mi fa gli scherzi. Ogni volta che vedo una bagiallina in giro, mi fa: quello brilla! Solo per. Uno di quelli, mi pare Yamcha, brilla al buio, di quelli di Dragon Ball, di King Cash. Belli. Sì, perché probabilmente sta per esplodere, perché esplode sempre Yamcha. Little Dracula, linea Bandai, molto carini, abbiamo recensito qualcosa, erano ben fatti. Ah, ragazzi, se vi sono piaciuti tanti, uno, cercateli Prandi Toys su YouTube e loro condividono come pazzi. Due, cercheremo di richiamarli qua se vogliono tornare. Senza sarebbe fantastico. Magari stavolta portiamo un esercito di roba, facciamogli vedere qualcosa. Magari prodotti inediti, spoiler sui nostri video, sui prossimi video. Facciamo un po' marketing qua. Anche se la collezione di Dario mi fa impallidire. Sono delle robe bellissime. Su Keshi qua c'è da morire. Solo su i Necklos Fortress sono bellissimi. Qua ci sono tutti. Poi c'è un sacco di segreti. Guarda, per esempio qua lo sai che puoi rimuovere questo idolo e metterlo in questo libro qua. Che bello. C'è tutta una lore, perché era un gioco, no? Era un dungeon dove te partivi, andavi sempre più in basso e c'erano sempre versioni alternative di Necklos da affrontare. Questo è il Necklos supremo, però questo è il mio preferito, è Necklos che ha impossessato il piccolo principe. Bello, sì. Capito? Vabbè, bello, ragazzi. Belli. Collezione spettacolare. Solo su King Cash, il resto, ragazzi, non ho giocato, non ho niente, perché solo gli amiibo, gormiti, tutte cosette statiche, perché io non amo molto, come vi dicevo, gli snodabili. Allora lui ha detto: cosa faremo Ghostbusters Filmation? L'idea è quella di recensire tutto, perché abbiamo tutta la serie. Dobbiamo sistemare qualcosa rotto nel playset, che era molto grande, molto ambizioso, un pessimo giocattolo perché era proprio pensato male, però quella è una serie che abbiamo completa, quindi sì, la recensiremo. Ragazzi, dobbiamo purtroppo congedare il team di Liprandi, e ormai vi ho battezzato così, mi piace quel team di Liprandi, perfetto. Grazie mille di essere stati con noi, ragazzi, senza parole per l'invito. Veramente. No, figurati. Io se trovo degli appassionati, becco. Ora ho beccato un ragazzo che parla solo di carte autografate di Pokémon, che è una rarità, invece su Magic c'è molto di più questo mondo. Okay. E lui porta tutta la sua collezione, perché voglio che questi appassionati vengano fuori di più, vengano conosciuti, perché la nicchia ha rotto il cazzo su queste robe. Cioè, è importante anche che queste robe vengano conosciute, perché visto i collezionisti sono molto gelosi, perché se si condividono informazioni magari non prendono un pezzo che puntano su eBay da tanto tempo. Io sta roba da giungla ma non la sopporto più, e quindi bisogna un attimo condividere, perché ragazzi, pensate, collezionisti, all'effetto contrario: se se ne parla di più collezionisti mettono in vendita la roba, perché c'è più interesse, o più persone vanno a rufolare nelle cantine e scoprono di avere delle cose da mettere in vendita apposta per voi. Non temete. Basta, ragazzi, vi saluto, vi abbraccio e vado a congedarli. Muto un attimo, ci si vede fra 5 minuti con Power, col senso del nerd. Grazie a tutti. Mille. Grazie a voi, grazie davvero, non c'è bisogno. A dopo.